Per il nostro arrosto panato, per 4 persone occorrono 1 kg di costata di vitello tagliata a fette, pan grattato, 2 spicchi d'aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 cucchiaio di origano, olio, sale e pepe, quanto basta. Allora, Don Anselmo, se mi passa l'aglio, io inizio con l'aglio e lei per favore potrebbe iniziare a tritarmi il prezzemolo, sì, molto. Sì. Più fino è e meglio è. Va benissimo. Questa carne ritengo che sia oggi effettivamente il non plus ultra. Perché? Perché contiene sicuramente una dolcezza straordinaria, dal momento che c'è anche un po' di grasso. La carne così, nelle mie zone la chiamiamo gezzata. Ah, addirittura. Perché sì, intrecciata. Sì. Perché carne e grasso. Ho capito. E poi tutti coloro che vengono a Palermo e ritrovano nelle trattorie e nei ristoranti questo tipo di carne fatta in questa maniera, no? Che è semplicissimo, però abbastanza buono, gustoso, la gente la gradisce e la mangiano tutti, anche i bambini, anche i ragazzi. Ovviamente questo piatto è molto semplice, gli ingredienti principali sono di fatto 2, la carne e la panatura. E questo qua è quello che la rende particolare. Questa si fa così particolarmente a Palermo, nelle nostre zone, come dicevamo poco fa. Adesso inizio a mettere l'aglio nella panatura. La panatura, ovviamente, secondo me, la potete arricchire e condire come volete, come preferite. Anziché l'aglio lo potete sostituire o anche non mettere, così come il prezzemolo e l'origano, per esempio. Quello che noi troviamo dal nostro ricettario ve lo diciamo così per com'è. Bene, il prezzemolo è pronto. E possiamo anche questo mettere nella panatura, Don Anselmo. Grazie, Don Anselmo. Prego. Il sale, pepe e origano. Io vado a occhio, a sentimento, come si dice ormai alcune volte. Don Anselmo, se mi può passare la forchetta così inizio a rimescolare. Lei, se vuole, Don Anselmo, sì, per prepararci a fare la panatura, può mettere in quel piatto abbastanza largo un bel po' di olio abbondante, in modo da poter insuppare le fette di carne. Nel frattempo io già ho messo a preriscaldare la nostra piasta, che deve essere molto molto calda. Allora, adesso facciamo una cosa, ci dividiamo i compiti, Don Anselmo. Io, sì, le avvicino la carne, sì, da intingere tutta qui, che poi lei mi passerà e la metterà qui. Io la panerò con il pan grattato, okay, e dopodiché inizierò a cuocere, a mettere ad adagiare sulla piastra. Questo va notato che, come i milanesi hanno la loro cotoletta diffusa fritta, in tutta Italia, che è fritta, noi palermitani abbiamo questo arrosto panato. Buono, buono. Che è diverso, perché nella cotoletta ci va l'uovo, qui invece non ci va l'uovo. La ungiamo con l'olio. Pronto? Sì, Don Anselmo, lo può già adagiare qui. Questa modalità di panare la carne con l'olio a noi ci servirà per mantenere la carne più morbida e rimarrà più succosa. Ma in antico non usavano solo l'olio, ma usavano anche lo strutto come, sì, grasso. Adesso le giro e gli faccio prendere bene la panatura. Questa la possiamo già iniziare a mettere sulla piastra e la mettiamo a cuocere. Grazie. Questa ricetta, secondo me, nasce anche per poter utilizzare pure gli scarti della carne, che naturalmente venivano però riempite di pan grattato, del prezzemolo, di altro, per darle gusto, e sapore. E camuffavano il sapore. E in qualche maniera camuffavano poco il sapore, dai. È molto, molto apprezzata e gradita. Sì. Anche dai bambini. In Sicilia i famosi carnezzieri, non macellai, perché vengono chiamati ancora adesso dalla gente semplice
i macellai così, i carnezieri, questo tipo di carne non dico che la regalavano, ma quasi, tanti anni fa. Il carnezziere, nelle mie zone si chiama o macellaio oppure chianchiere. Chianchiere. E questo chianchiere viene da che cosa? Dal fatto che i macellai avevano la chianca. La chianca che cosa era? Ed è ancora adesso, è un tronco di albero, un tronco ben levigato naturalmente, dove il macellaio taglia la carne, dove prepara il tritato, eccetera, no? Quindi è uno strumento utilissimo, utilissimo proprio ancora adesso per tutti i macellai. Questa che è pronta la metto qui intanto, così ci prepariamo con l'altra e io controllo questa di qua, che deve cuocere almeno una decina di minuti. Se ha preso ben colore e la mollica rimane ben attaccata, è il momento di poterla girare. A noi non ci interessa che venga girata spesso, ma che si giri al momento opportuno. Vedete, qui già ha fatto una bella crosticina. E a noi interessa questo, che si cuocia lentamente e bene. Questa ancora non è pronta. Un'ottima alternativa per chi non ha la griglia o lo spazio per usare la griglia, o semplicemente per chi non vuole fare fumo in casa, può tranquillamente fare la stessa carne, però al forno. Il risultato è comunque buono. Mia mamma mi ricordo che la fa spesso così, a me piace molto. Qui siamo pronti pure. Ce la mettiamo da parte. La nostra carne è quasi pronta. Se mi passa quel piatto. Grazie. Una e due. E ci prepariamo a mettere su le altre due pronte. Finiamo con queste. Ma si può accompagnare benissimo col pane. Noi siciliani, tra l'altro, senza il pane non riusciamo a mangiare, no? Bellissimo. Ma la carne, questo tipo di carne così cucinata in mezzo al panino, in mezzo a un panino, e allora costituisce proprio una connubio perfetto, una leccornia, qualche cosa di straordinario, molto molto apprezzata. Quindi un altro paio di minuti e stiamo quasi addirittura di arrivo. Anselmo, la nostra carne credo che sia prontissima. La metterei sotto io. Sì. Anche infilzando la forchetta si sente che la carne è buona. Arrosto panato, ovviamente, alla benedettina. Per preparare il nostro arrosto panato abbiamo condito il pan grattato con l'aglio, il prezzemolo tritati finemente, il sale, il pepe e l'origano. Dopodiché abbiamo passato le fette di costata di vitello prima nell'olio e poi nel pan grattato. Infine abbiamo cotto per circa 10 minuti su una piastra ben calda, avendo cura di girarle a metà cottura.